alzino la mano. Parla l'italiano, mi piace. Quelli che sono venuti a vedere la compagnia di teatro popolare di Latvenia. Benissimo. Cioè, fammi capire, non ci sono. C'è stato un problema. Li hanno trattenuti. Non è funzionato lo scherzo. Oh, va benissimo. Va bene, comunque la compagnia di Latvenia era uno scherzo. Me la gioco così, era uno scherzo, lo sapete tutti, perché però siamo finiti sul giornale, l'ha data la notizia tutto, come gli ha fatto. Per anche dire, non vi fidate di quello che scrivono i giornali. Davvero? Sulla nazione. Noi siamo il Mirpo, noi siamo il Mirpo e abbiamo voluto fare questo esperimento. Noi ci occupiamo di improvvisazione teatrale, abbiamo voluto fare questo esperimento. Abbiamo detto, ma perché non improvvisiamo anche un classico? Il più classico dei classici, Giulietta e Romeo. Ci basiamo su un canovaccio e vediamo insieme al pubblico quello che ci ricordiamo, quello che non ci ricordiamo, di farlo con voi. Questo Giulietta e Romeo. Un po' come lo facevano, come facevano veramente alcune compagnie, perché poi ci siamo informati, abbiamo fatto delle ricerche, alcune compagnie di Witte che andavano in giro scopiazzando delle opere più famose, andavano a Londra, vedevano Shakespeare che faceva un sacco di successo, scopiazzavano delle cose, qualcosa da ricordavano a mente, a Londra non la potevano fare, perché c'era una SIAE tremenda. La gente, quando si vedeva arrivare una lettera dalla Santa Inquisizione, diceva, meno male che non era la SIAE. E allora partivano, lo facevano in Europa e abbiamo scoperto che molti testi si sono salvati dal tempo grazie anche all'opera di queste persone. E noi le faremo un po' così, andremo in giro, qualcosa ci ricordiamo, qualcosa con voi, vedremo di scoprire un po' qual era, com'era che funzionava veramente il teatro elisabettiano. Era un teatro diverso dal nostro, un teatro più vivo. La gente andava a teatro con molta semplicità, senza grosse pretese, andava lì per incontrarsi, per scambiare affari, per amoreggiare. Sentitevi liberi, proprio facciamo una cosa alla Living Theater, sentitevi liberi di fare, accoppiarvi, insomma, fare un po' quello che vi pare. Vi presento subito gli attori, mi è piaciuto particolarmente l'ultima cosa. Vi presento gli attori di stasera, a voi, i Mirpo! Un applauso! Avete una descrizione tremenda. Bene, spartagliate in mezzo al pubblico, c'è l'attore stava in mezzo al pubblico, c'è delle cose. E iniziamo subito. Questo ce lo portiamo a casa noi. E Romeo. Cioè, ora puoi dare il buio e questa bellissima luce piazzata città. Il gentile pubblico è pregato di accomodarsi e allacciare le cinture. Lo spettacolo sta per iniziare. Riponete i cellulari nelle apposite tasche. Ultimate gli ultimi colti commenti al vostro vicino per apparire acuti e sagaci. Fate un profondo respiro. Godetevi lo spettacolo. Se conoscete già la storia, niente di nuovo. Se non la conoscete, o conoscete solo le brutte versioni cinematografiche, niente di nuovo. È consigliata l'assoluta assenza di aspettative. Ricordatevi quanto avete pagato il biglietto. Le uscite d'emergenza, qualora le turbolenze del buon gusto fossero insopportabili, sono lì e lì. Troverete dei sacchetti per il vomito sotto i vostri sedili. Gli assistenti di scena passeranno, se occorre, a distribuire pillole di monologhi di Albertazzi. Ora d'inizio, quella che vedete sui vostri orologi. La fine è prevista per tutti. Il capocomico vi augura buon viaggio. Grazie.
In questa bella Verona, due casate di pari nobiltà si scagliano per antico rancore in sempre nuove contese che macchiano di sangue veronese mani di veronesi. Dalla tragica progenie di questi due casati sono nati sotto cattiva stella due amanti che con la loro pietosa morte mettono termine alla furia dei loro parenti. Giuro. Inizia così Giulietta e Romeo. Tre righe in cui Shakespeare dice tutto. Tutto! Ti dice chi sono i protagonisti, ti dice dove si trovano, ti dice qual è il conflitto, ti dice pure il finale, ti dice anche il finale. Perché? Perché ci dice tutto? Non si può dire che non avesse il gusto per la suspense. Oppure era un pubblico diverso quello che doveva affrontare di volta in volta. Era un pubblico che se non gli piaceva lo spettacolo, l'aspettava fuori. Allora lui diceva, vabbè, io vi dico tutto così come sta, così se rimanete rimanete, se no ve ne andate a casa. Oppure ci ho pensato, e ho pensato, è una storia d'amore? Se è una storia d'amore, non può che finire bene, cioè male. Perché se una storia d'amore finisce bene, non è amore, è coppia. Primo atto di questa ignobile, anche perché poi Giulietta e Romeo è anche una delle meno riuscite, secondo me. Ci sono delle cose che non tornano, l'ho letta varie volte, l'ho letta la prima volta e non mi è piaciuta. L'ho letta la seconda volta e non mi è piaciuta ancora più della prima, o l'ho letto la terza volta e lì ho cominciato a scoprire che nel brutto c'era qualcosa di interessante. Un po' come la mia ex moglie. E allora la prima scena, adesso le analizziamo scena per scena, la prima scena di questa tragedia si apre in una strada di Verona, è agosto, fa molto caldo, e ci sono due servi. Shakespeare fa anche questo, ci presenta in Giulietta e Romeo i protagonisti in ordine di importanza. Infatti vedremo Giulietta e Romeo molto dopo, molto molto dopo. All'inizio vediamo le figure meno importanti a scalare e vediamo due servi dei Montecchi, stanno camminando per la strada, cianciano di nulla, finché non incontrano altri due servi dei Capuletti. E qui c'è una scena alla Quentin Tarantino. Adesso, visto che è improvvisato e visto che alla fine è un classico significa che va bene per ogni occasione, io vi chiedo a voi uno spunto, cioè qual è un motivo, grazie Jack, qual è un motivo che hanno due estranei per litigare? Perché due estranei dovrebbero litigare? Adesso non mi fate tutti i pacifisti, non so, ma perché due estranei dovrebbero litigare? Calcio. Due tifoserie avverse. Ho cercato di arricchire il linguaggio molto. Juve e Torino. Ok. Certo, Juve e Torino. Ok. È un ottimo motivo, lo prendiamo. Io direi di iniziare. Buio. Luce. Ho dimenticato di dire una cosa. Che avevamo un compagno che doveva fare la coppiata con lui, non è potuto venire, si è ammalato, c'è una dissenteria tremenda. Doveva fare Gregorio. Adesso per favore mi trovi uno che ce la faccia dissenterico, più o meno bello. Dissenterico, ecco, sì, sì. Anche. Ci manca anche un capolino, no? No? Sì. 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 Scusate, ma è un po'. Nel teatro shakespeariano succedeva così. Ringraziate di non essere stati voi a essere chiamati stasera, eh? No, io lo so. Poi piaceva tanto. Era mia, però. Hai pagato, vieni, dai. Non puoi venire, dai. Bravo, un applauso! Daniele,
sei tu. Ah. Ok, tu odi il capolista. Odi. Vai, fai odi tutti, fai tutti. Okay. Tu odi i. Sono meno più in montetti. Odi tutti. Capolista. Odi capolista. Va bene? Scusa, buio, luce. Che ci provino quei cani dei Montecchi a prenderci in giro di nuovo, che ci provino, no? Che ci provino. Sempre a parlare di questo calcio, perché l'altra volta il Torino ha battuto la Juve 2-0, adesso devono sempre... Aspetta che io ne trovo due per strada... Eccoli là quei cani! Non sguainare la spada, perché no, dobbiamo... No. Mai sguainare la spada, dobbiamo avere la legge dalla nostra, devono farlo prima loro. La legge deve essere dalla nostra. Parla con noi, basta parlare con lui, voi siete fidanzati. Divertente, guarda che non ero io quello che è conosciuto per Verona come gay, Di qualcosa, ti spalleggio. Parla con te. E cosa? E comunque siete anche dei ladri nel calcio, ho visto, Dove sono le Heineken? È vero. Digli qualcosa, io ti spalleggio, insulta. Insultalo perché non sei capace te a farlo. No, non so, voglio che sia lui, hai capito? Io lo spalleggio. Ma come lo insulto? Parlami, dai, dimmi qualcosa. Digli qualcosa, ti sta sfidando, digli qualcosa. Non mi ricordo. Si ricorda, lo scorso campionato l'abbiamo vinto noi, Ma insidia che non vi posso lasciare un attimo da soli, che vi trovo subito a scannarvi. Pocahontas qui presente. È Benvolio, nella casata dei Montecchi. Il nome è Lapalissiano, Benvolio, è proprio uno che mette pace. Già da questo si capisce che stima avesse Shakespeare del suo pubblico. Per non capire proprio le cose, Benvolio, ti hanno provocato. Lo so, ma lo sai che non devi reagire. Noi sguagliamo la spada. Sguagna la spada. Cosa sguagli la spada? Sguagliamo la spada e basta. Ecco cosa. Bravo, parli di pace con la spada sguainata. Tientela nelle mutande quella spada ogni tanto. Ogni tanto ci provo, ma poi sai, inizio. Quanto posso avete avvicinato? Benvolio, ve lo devo spiegare. Lei è Tebaldo, lei fa Tebaldo, nella casata dei Capoletti. Uno incazzato proprio con la vita, uno nervoso, nervosissimo, uno che la mattina si guardava nello specchio e diceva: che cazzo guardi? Era uno così, ok? Ci sta, esiste tra di noi uno così. E allora? E questa è l'immagine che vogliamo dare a tutti? È quella l'immagine che tu vuoi dare a tutti? Solo perché la vostra è una squadra di merda? Infatti, è vero. E vi assicuro che i vostri ultras non è che abbiano neanche queste grandi doti. Che ignoranza. Ci fa molto piacere sapere che sei andato uno per uno dai tesserati a scoprire se hanno delle grandi doti. Benvolio, ma se hai coraggio, vieni qua. Principe! Nemici della pace, profanatori delle vostre spade con sangue cittadino. Non mi ascoltano? No. Oh, dico a voi, non uomini, ma bestie, che spegnete la perniciosa rabbia che vi infiamma nelle vermiglie polli sgorganti dalle vostre vene. Fermi! Gettate a terra, dalle vostre mani insanguinate, i maltemprati acciai, e ascoltate la vostra condanna dalle labbra dello sdegnato principe. Tu Capuletti e tu Montecchi avete già tre volte disturbato la bella quiete delle nostre strade con zuffe sorte la parola al vento. Se disturbate ancora le nostre strade, saranno le vostre vite, ve lo giuro, a pagare la rottura della pace. Ora via tutti, appena capitale. Ordino a tutti di sgombrare il campo. Oh. Mi ero beccato dirla. Un applauso! Allora, è arrivato il principe, ha messo... Ci vorrebbe uno così, uno forte in Italia. Bravo. Magari non proprio così, perché sennò perde di credibilità. E noi, uno che perdeva di credibilità, ce l'abbiamo. Comunque, non volevo parlare di questo, volevo dire... Che succede adesso? Nella piazza rimangono soltanto, la storia continua, rimangono soltanto la madre e il padre di Romeo, che chiedono a Benvolio,
questo pacifista antilitteram, gli chiedono: ma mio figlio dov'è? Che cosa fa? Viene tardi, torna presto, non si vede, è sempre triste. Benvoglio gli vorrebbe dire, ma che cazzo, chiedilo a lui, no? Quante volte i genitori a volte non mandano dal figlio, ma mandano dall'amico per avere informazioni. E solamente racconto una storia. Mia madre chiedeva ai miei amici se io ero gay. Chiedeva ai miei amici se io ero gay. I miei amici dicevano, non ve lo dico. Ok. Romeo, nella seconda scena si vede finalmente Romeo. Benvolio va da Romeo per convincerlo a darsi una mossa. Perché? Perché Romeo è depresso. Romeo è uno depresso, è innamorato. Non è innamorato di Giulietta, è innamorato di una certa Rosalina, no? Una certa Rosalina, una gata, va tutti tranne che a lui. Era depresso, depressissimo, tristissimo. E allora Benvolio va da Romeo, dice: datti una mossa, esci da questo buco nero. Dove è un altro buone. Andiamo a una festa, andiamo a una bellissima festa, datti una mossa. Adesso, siccome la scena che viene dopo è veramente noiosa, ma noiosa, infatti non serve a niente, serve solo a presentarci Romeo, che non è un eroe, non è uno forte, non è uno nobile, è uno che sta là che piange soltanto perché per amore, pensa soltanto a innamorarsi, piange. E allora mi dovete dire, la facciamo stile panchina, mi dovete dire dov'è il luogo in cui tu dove vai a piangere di solito? Un luogo dove tu vai a piangere. Non piango. In un angolo di quale stanza? In una stanza grande al chiuso, così uno non ti vede. In un angolo di una stanza qualsiasi al chiuso? Manicomio. Ok, una stanza qualsiasi. In un angolo. In un angolo però. Attenzione, deve essere un angolo! Voi state sentendo? Un angolo. Un angolo della stanza chiusa. Vogliamo dire anche che stanza? Ecco, una stanza precisa. Nel bagno. Un angolo del bagno. Al chiuso. A piangere. Mamma mia. Come deve piangere se trovasse un bel posto? In riva al mare. Pianto importante. È un bel posto per piangere. Uno piange bene. Il bagno è chiuso. Al buio pure. Va bene, peggio per voi. Panchina, benissimo, due sedie, c'è Romeo disperato e Benvolio che va a montare. Il gioco sarà con la mano alzata, cioè gli attori improvviseranno, a un certo punto alzeranno la mano e voi direte la prima cosa fuori contesto che vi potrà venire in mente, eh? Quello che significa, per esempio, che fa: oh, ciao, ma è una bellissima maglietta, l'hai comprata per caso a... Termometro, Milano era in contesto, termometro era fuori contesto, termometro è giusto. Va bene, voi avete capito, voi non parlate perché non avete capito il gioco. Pronti? E non piange, non parla neanche. Non piange, non parla. Ricordatevi che è un angolo del cesso. Buio! Luce! Rosalina! Romeo! Romeo! Benvolio! T'ho riconosciuto, sei lì dentro? Sì! Aprimi! Romeo! Ti pare il modo di chiuderti in queste turche di coppia? Tutte le altre erano occupate. T'ho cercato dappertutto, t'ho cercato? Mi hai trovato. Che stai facendo qua? Rosalina, sei ancora a pensare a quella... bicicletta. A quella bicicletta? Eh sì, perché con la scusa del ciclo la dava a tutti! Almeno! Ma non lo so, io... Cosa ti ho insegnato io? Proprio niente! Non io... ti pare il momento di tornare un po' a vivere? Sì, facciamo... Anna di Berlino. Ananas! Facciamolo! Ananas! Sì? Poi un neurologo, facciamolo! Ma no! Romeo, lo sai benissimo che ti direi di sì io! Ma devi pensare a te stesso, va bene? Devi trovare nuovi orizzonti, un... cactus! Un cactus! Ma femmina, possibilmente! Di questi tempi è magra, c'è crisi! Cactus, no! Ma sì, perché almeno così impari già le vere sofferenze della vita quali sono, altro che Rosalina, eh? Ma guarda, stanno organizzando un festino.
Dove? Sì, dall'altra parte della città. Ce l'hai un... semaforo. Un semaforo. Così blocchiamo quegli stronzi dei Capuleti e ce ne andiamo liberi a questa festa, che magari trovi qualcuno, anche io. Sì, andiamo a questa festa. Magari c'è Rosalina. Non c'è Rosalina, cosa te lo devo dire? Dimenticatela, va bene? Oh. Va bene, allora andiamo. Va bene, prenditi un... maglietta! Una maglietta che sì, così posso, è un posto freddo, un po' più da fighetti. Cosa fa? Prego, fallo vedere un po' il petto. Oh, devi conquistare, impara da me. Non sei male. Non devi pensare né a me né a Rosalina, va bene? Mamma mia, ti devo insegnare tutto. Oh, ce la facciamo allora? Sì. Andiamo. Andiamo. La porta. Ok. Che pazzesco, io un giorno questo ammazzo con questa spada. La spada della sicurezza comunque, ognuno deve bandeggiare con una spada. Vanno alla festa, vanno alla festa, però come avete capito qui non siamo gli ventiate, noi veramente ci puzziamo di fame. Non abbiamo la scenografia neanche per organizzare una turca vera, come avete visto. Per cui non è importante, perché questi Romeo andrà a una festa e lì incontrerà Giulietta, ma quello che vogliamo dire è che ogni luogo va bene per far scoccare il colpo di fulmine. Per esempio, una coppia. Jack, vedo tante belle, tante nulla, ecco. Una coppia. Tutti scambisti? Una coppia. Vabbè, un colpo di fulmine. Per esempio, ti sarà successo un colpo di fulmine? Vieni, ma vieni qua, vieni a raccontare. Facciamo outing. Ecco. Un colpo di fulmine, è successo. Quando eri ragazzo. Nell'occhio. Ah, bellissimo questa luce. Per raccontarci. Sì. Ah, ecco, la luce. Oh, ecco. Senti, bagna. Ok, questo è il teatro. Un colpo di fulmine, quando è successo? È successo in discoteca. In discoteca? Sì. Oh, in discoteca. Sei andata in discoteca con le amiche? Sì, sì. Sì, sì. Lì chi era lui? Lei, non no, lo so. Era un... Perché noi siamo liberi, noi attori. Era un ragazzo. Era un ragazzo. Si chiamava Luciano. E che faceva? Ballava. Okay. No, non ballava. No. Perché gli uomini non ballano. Quelli belli non ballano. Quelli, bravo. Come me, ballavano, ma sudavano. Poi le prendevano per stanchezza alla fine, alle 5 la scimolavano il peggio. Quelli belli stavano là al bar. Guarda caso al bar. Lui stava al bar, beveva così, ti ha guardato e tac. Ma anche io non ballavo e mi ha invitato a ballare. E avete ballato? E non ballato e è scoppiato il colpo. Quando ballavate è scoppiata la scintilla. Sì. E lì hai capito che era l'uomo per quella sera. No, il colpo di fulmine è quello, Giulietta e Romeo e sono morti. Ma che ne sapete che sarebbe continuare la storia? Un applauso! Ok, in discoteca si incontrano, si amano, lui non balla, beve, lei non balla, beve, smettono di bere, ballano, semplice, no? Scoppia il colpo di fulmine, siamo lì sulla pista, fino all'alba, non lo so, fate voi, pronti? Ci sono dei bambini. Cosa vuoi da bere? Mi dia una birra. Questo chiasso sì, sono un po' molesti questi. Non c'è nessuno in discoteca. È la serata sbagliata. Io vado a bere. Va bene. Sì, mi metto là nell'angolino. Ma sì, ma questa è la serata
della malinconia alcolica. Sì, sì, veramente, via malissimo. Mamma mia, malissimo. Che te devo dire? Oh mio Dio, come sei bello. Ma sicuro che era la discoteca quella rotonda, dove ti ha portato? Non lo so, non lo so, ma mi sono spaventato. Siamo ancora a Verona comunque, mi sembra. Meno male, eh. Come un bicchiere, no? Se vuoi. Un gin tonic. Un gin tonic. Scusa! Ma che cazzo! Ma è sporcato! Perdonami! Aspetta! Oh, era il cuore fuori. No. Ti pulisco io, aspetta! Ma balli? Oh, ma il gin tonic lo vuoi o no? Certo che lo voglio. Dammene un altro a me! Sennò mi devo reggere il boccolo io, per piacere. Un'ora e tre quarti dopo. Però ce la fai, è bella sta musica, la disco. Sì. Oh, siamo rimasti solo noi due. Aspetta, l'ultima canzone. Ma la notte è ancora giovane. Sì, no? Sì, è giovane, sì, bello. Buio, buio, buio. Niente paura, perché l'orario è quello della fiction. Vi state perdendo una delle fiction più belle attualmente in televisione. Stando qua, noi vi ringraziamo e vi vogliamo rendere meno gravosa la serata. Perciò, adesso la stessa scena noi la potremo ripetere in ogni stile, che sia cinematografico o teatrale o come cavolo vi pare a voi, noi la rifaremo. Vai! Possiamo farla al Polo Nord? Possiamo farla noi, intanto. Al Polo Nord? Al Polo Nord, possiamo farla stile avventuroso al Polo Nord. Ti piace avventuroso? Ok, bravo, vediamo. Allora, stile avventuroso al Polo Nord. Ciao, la miseria. Vai, buia, luce. Grazie, felice proprio. Come cazzo faccio in bar al Polo Nord, porca miseria. Il ghiaccio non ti manca. È vero, il ghiaccio non manca. Ghiaccio. Hai visto? È la mascotte della discoteca. Ti diamo una birra, bella ghiaccia. Una secchiata di birra. C'è il ghiaccio? Aspetta, il ghiaccio. Lo prendo dal soffitto. Oh, oh, oh. Guarda in che bel posto che ti ho portato. L'arca maledetta. Sì, dopo il tesoro che abbiamo raccolto. È vero. Sì, ho voglia proprio di spendermi. Ma sì, guarda qua, c'ho ancora 4 dobloni. Vai, per aver scuoiato l'ultima orca assassina. Sì, ci sbronziamo, che ne dici? Vai. Oh, Indiana Jones, quanto sei bello. Sì, anche volestieri. È il mio maniaco personale. Barista, la vuoi la mia specialità? Una testa di scimmia col sangue. Eccola. Ci ho anche messo le pelli di foca. Ottimo, come piace a me. Scusa, ho buttato tutto il ghiaccio addosso. Ma mi hai buttato il ghiaccio addosso, ero freddo. Scusa, aspetta, ti sta qua stamattina. Un po' di testa di scimmia. A me un whisky. Grazie. Subito. On the rocks. Andiamo a ballare. Sì. Ok, sapete a sonagli. Oh, oh mio Dio. 2 mesi dopo. Indiana Jones. Scusate, ero venuta a lavare il pavimento. Mi si è ghiacciata l'acqua. Ma cosa lavi il pavimento al volo? Le lastre di ghiaccio, ho capito. Mi pagano. Vabbè. Ce la facciamo una pattinata? Sì. Sul ghiaccio? Sì, dai, fammi vedere come pattiniamo. Oh, sei inciampato! Cinematografico, teatrale, con il rima, come volete voi? Rima. Il rima. Tu non le puoi chiamare così. Nella giungla. No, nella giungla, Polo Nord, è un po' avventurosa. Fantascienza. 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 Sì, dai, facciamo la fantascienza. Facciamo la fantascienza. Va bene? Fantascienza. Buio. Luce. So che volevi una birra. Sono telepatico.
Allora, da. Scusali, i robot sono un po' fuori forma in questo momento. Oh, aspetta che mi attacco con la coda. Comando. Sono l'avatar di Romeo. Ecco il cocktail virtuale. Grazie. Porca cagotto! Meno male che sono successo in questo momento. Oh, credo di essere stato allergico. Tieni, è ancora caldo. Dallo a me, lo riparo io. Sei la mia unica speranza. Per cosa? Dimmi. Dobbiamo ripopolare scopa, il mondo. Scoppa. Allora, tutte le galassie. 12 farsec dopo. Rimorchia. Si è licenziato, adesso c'è un robot che pulisce al posto mio. Rimorchia, invio. Ho già fatto, ci deve essere stato un... È che c'è una connessione bassa. È stato fantascientifico. bravi. E finalmente la scena per cui voi siete tutti qui. Io lo so, la scena del balcone. Il balcone che non è il balconcino, è il balcone. La scena del balcone. C'è il balcone, la scena bellissima! No, è questa musica che mi commuovo. No, la scena del balcone, io l'ho letta ed è... Io non la capivo, ragazzi, io la scena del balcone non la capivo. È una scena ridondante, melente, teatralmente uno dei pezzi più brutti mai scritti da mano umana. Sarà così anche stasera. Ma perché l'ha scritta? Non ci dice niente, non va da nessuna parte la storia, è ridondante, si stanno lì che si raccontano delle cose, non serve a nulla, è lunghissima, ve la fanno vedere tutta tagliata nei film, ma è lunghissima. Perché l'ha scritta? Ci ho pensato un po'. E quando ci ho pensato, un po' una stretta al cuore mi è venuta. Perché l'unica scena in cui Giulietta e Romeo stanno da soli. Non ci sarà un'altra scena qui. Saranno da soli. Ma saranno da soli come due ragazzini che si sono incontrati e si stanno amando. Solo in questo momento. Non ce n'è altro. Poi tutto il resto sarà una storia fatta di adulti che fanno casino, di incomprensioni, di cose più grosse di loro. E non saranno neanche insieme fisicamente. È una storia per cui io credo che Shakespeare glielo debba. Ai due un momento tutto per loro. Così l'ho vista io. E a voi lasciate il balcone. Ora però mi serve uno spunto perché è improvvisazione. Un posto in cui noi possiamo definire due livelli. Due livelli. Grattacielo. Un all'anime dei due livelli. Il grattacielo, proprio il grattacielo, che è lunghissimo il grattacielo. Videogioco. Un videogioco. Super Mario. Ah, per due livelli? Sì. Ah, livello 1. Ma no, ragazzi, è un casino il videogioco, però lo voglio fare. Grazie. Bellissimo. Un applauso. Non ci avevo mai pensato a questa cosa di due livelli come livelli di videogioco, livelli energetici di difficoltà. Bellissimo. Cazzi vostro. È troppo bello. Ok, lasciamo il balcone. Tutta per voi e tutta per loro. Ora come fare? Scusa se ti chiamo amore, sei la sola parte di me che non so dimenticare. Che luce vedo sprigionarsi lassù.
E dopo il mostro finale del primo livello. E non niente. C'è Giulietta lassù. Ah, Romeo, Romeo. Perché sei tu, Romeo? Rinnega il tuo nome. Rincusa il tuo casato. O se proprio non vuoi, giurami amore. Ed io, a livello 80, non sarò più una Capuletti. Che faccio? Devo rispondere? O ascolto ancora? Rispondi. Perché poi, solo il tuo nome, mio nemico. Tu saresti tu, sempre Romeo. Forse quella che chiamiamo Rosa smetterebbe di avere il suo profumo se la chiamassimo diversamente. No, Giulietta, no! La Rosa sarebbe sempre Rosa. Però io non sono più Romeo, se tu non lo vuoi. D'ora in avanti chiamami amore e sconfiggerò anche il mostro finale. Il mio orecchio non ha bevuto ancora 100 parole della tua voce, che già ne riconosco il suono. Non sei tu, Romeo, ed un Montecchi. No, no, dolce fanciulla, se nessuno dei tuoi nomi a te è gradito. Ma dimmi come hai fatto a penetrare qui dentro. Dimmi come hai fatto a superare il mostro finale. Dimmelo, e i miei ti uccideranno se sapendo chi sei. Ha usato i trucchi. Giulietta, uno, io ho i trucchi alla PlayStation. E due, poi, il muro finale l'ho sconfitto grazie al mostro. Il muro finale era tuo padre. I tuoi parenti per me non sono un ostacolo. Romeo, non scherzare. Davvero, se ti trovano qui, ti uccideranno. Giulietta, l'unico vero pericolo per me sono i tuoi occhi. Se tu non mi vuoi, il resto non conta niente. Ma quindi tu m'ami? Io ti prenderò sulla parola al prossimo nostro incontrarci. No, Giulietta, dove vai? Vuoi lasciarmi così insoddisfatto? Insoddisfatto? E quale soddisfazione pensavi d'avere tu da me stasera? Una vita in più. Almeno che mi ricambi dalla tua voce il mio voto d'amore per te. Ma io te l'ho dato ancora prima che tu me lo chiedessi. Sento il mostro da dentro casa che mi sta chiamando. Devo andare. Buonanotte, Romeo. Arrivo, mostro! Un secondo. Torno subito! Che notte! Che notte di benedizioni! È un sogno! Non c'è mostro che tenga! Temo sia solo un sogno! È troppo bello per essere vero! Giulietta, dammi il tuo amore! Giulietta! Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Romeo, basta, hai perso 18 livelli solo con questa canzone. Ti darò ancora tre parole e poi la buonanotte per davvero. Sei onesto e l'amoroso tuo proposito e l'intenzione tua è di sposarmi. Mandami a dir domani per qualcuno che io manderò da te il luogo e l'ora in cui devi celebrare il sacro rito. Ed io... mando qualcuno. Io ti mando una persona, tu gli dici dove e come. Tu digli solo il luogo, ok? Ok. A presto, Romeo. Buonanotte. 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 Accentami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.
ufficiali. Ah, perché non ho fatto il teatro di Albert Franzi. Vabbè, è cambiato così sta vita. Allora, è incredibile! E si sposano! Si sposano i due grazie all'aiuto di una ruffiana tremenda che era la balia di Giulietta e di un pazzo, ragazzi, un pazzo, un criminale. Ecco, c'è un criminale veramente in Giulietta Romeo, è padre Lorenzo, un prete, guarda caso, un prete. Padre Lorenzo, vi faccio capire, è uno che si vede questi due ragazzini bussare alla porta una mattina e che chiedono di sposarsi, ok? Pensate voi che vi bussano alla porta due figli di fazioni, di cosche camorristiche avverse e dico per favore ci sposi, non chiedo altro. Invece di chiamare i rispettivi genitori e venirsi a prenderlo, lui li sposa perché ha un piano, lui ha un ideale, lui non lo so, vuole fare politica forse, ha un ideale, vuole mettere pace fra le due famiglie, allora che fa? Sposa due ragazzini. Ma chi se ne frega, sono due ragazzini, però vuoi mettere. Se mi riesce io metto pace in città. Un criminale, un pazzo. E li sposa. Li sposa, Giulietta torna a casa, non dice niente, perché gli adolescenti quando fanno i casini tornano a casa non dicono niente. Non dice niente, il padre intanto gli aveva trovato il ragazzo più bello e più ricco della città, un certo Pierparide, che era bellissimo ed era ricchissimo, e Giulietta non lo vuole sposare, non capisco perché. Ma anche perché era già sposata con Romeo, poi perché gli aveva buttato il padre, secondo me perché gli aveva buttato il padre, perché se lei magari lo incontrava così, l'idea ce la faceva. Ma il padre ha detto una cosa, no! È così, fanno così, ragazzi. E allora, niente, piangia, Romeo fa quello che fanno tutti, va al bar a vantarsi con gli amici. Perché una cosa non detta è una cosa non fatta. È così, eh. È una roba che sappiamo solo noi uomini. La devi raccontare. Se no la racconti. C'è la miseria! Mannaggia la miseria! Allora che succede? Va al bar e lo racconta. Però, sfiga, al bar c'è Mercuzio e Mercuzio che è un cugino, mezzo cugino alla lontana e Benvolio. Ma c'è anche Tebaldo, quello incazzato con la vita, che lo vuole ammazzare. Così è svegliato storto, vuole ammazzare Romeo. E qui succede una cosa in cui Shakespeare è bravissimo. Veramente, io, tanto di cappello a Shakespeare. Le morti a catena. Come ammazza Shakespeare, non ammazza nessuno. Ok? Le morti a catena. Perciò, luce! E facciamo queste morti a catena. Dove? Lo chiedo io. Dove? Ah, sì. La sfida. Ah, ecco. Chiedo al pubblico. Una sfida. Ecco, ci serve, siccome ci sarà un duello. Una sfida. No, tu come sfideresti a duello una persona? Con cosa? Facendo cosa? Oh, potete rispondere pure voi. Non è detto che io lo sto sempre qua. Vendendo la calci nel sedere. Bellissima sfida, ma... Una sfida. Sfido all'ultimo sangue a botte di... Karaoke. Come la risolvo? Perché tanto odio? Me lo dite? Che c'è? Che cosa è successo? Guglielmo è un masochista, dagli quello che vuole. Dagli quello che vuole. Botte di karaoke. Mamma mia. Oddio. San Fiorello, aiutaci. Va bene. Anche il luogo. Vabbè, dove si incontrano? C'è una bambina in prima fila che non ha partecipato. Non mi ha dato mai questa mano. Che c'hai un tic? Dove si incontra? Ma di chi è figlia? Si sente. Quello della discoteca. Dentro il microfono gigante. Fate voi. Microfono gigante. Ah sì! No, per l'amore di Dio! È già difficile così! Vai avanti! Buio, luce! Capirai! Che eco che c'è qua dentro, eh? Entro, è vero! È vero, eh? Allora! Ora! Dimmi!
Perché mi hai portato qui? Qui. Per farti dire questo posto bellissimo, mi sembra perfetto. Vero, finalmente un po' di tranquillità. Aspetta, cosa hai capito, Benvoglio? Cosa stai facendo, Benvoglio? Ho giusto due calici. Brindiamo, no? Ecco, appunto. Interrompo qualcosa? No. Tu interrompi sempre qualcosa? No. Oh. Perché stai sempre facendo qualcosa, evidentemente. Io sono Tebaldo e sono venuto qui a uccidere Romeo. Voi due oggi sarete risparmiati. Dov'è? Non lo so, però io non sono gay, sono Mercuzio. Non... Prima che cambi. Lui era gay, ma ciao, adesso sta con lei. Come te vuoi a cantare questa canzone, eh? Tebaldo. No. Romeo. No, non voglio guai. Non vuoi guai? No. Dovevi pensarci prima, no. Ieri sera. Ti voglio bene io, Tebaldo, davvero. Non sai perché non te lo posso dire. Famiglia. È successa una cosa, però non lo posso dire. Cantalo! Mi sono innamorato di una ragazza bellissima, sì, ma non ti posso dire chi è. Ma io forse lo so. Non lo sospettiresti nemmeno. Una te molto vicina, non c'è cosa più divina che farsi. È diventato un musical questo? Forza! Basta cazzeggiare, non ti permetterò di ucciderlo. No, non combattiamo, io voglio combattere. Io sì, io sì, tieni il calice. Allora passerò sul tuo cadavere. Sì. Paul Evergreen. Evergreen, un classico, significa un classico. Ma voi siete la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri perché sono tristi e che sono tristi e che non sanno più che del cuore. Ma non mettono in qualche stanza, vai via! Calmati, mia moglie, devono combattere. Ti sfido! All'ultima nota. All'ultima nota. Oh mio Dio. Metto la base. San Gino Paoli, aiutaci tu! Vai, fatti rispettare, eh? Io non combatto, bro. Sei un grande. Ci vedo. Che cazzo hai? Il cuore. Il cuore è il tuo problema. Il cuore è matto. Morirà. Matto da morire. Che schiatta sempre. È morto, così. Ma non avevamo nemmeno iniziato. Se c'è anche un là. Che potrà fare? Ma no, non facciamo niente, facciamo che ti uccido. No, piano. Ok, vuoi sfidarmi, sorella? Ok, mettimi una base. Oddio. No. Oddio. L'ho evitato, vai tu! Fermati! Cosa so? Ho scoperto di essere... Non ammazzarmi! Per il gusto di qualcosa di diverso! Ho scoperto di essere allergica all'ossigeno! No! Morirà! Morirà! È morta! Che tragedia! Vero, che tragedia! Ah! Oddio! Un vertebra mi ha infilzato una costola! L'intestino! Ciao, mio amore! Oh, Dio, oddio! Devo scappare da qua! Eravamo quattro amici. Questa violenta rissa. No, sei un coglione. È morto. Chiudete le luci intanto. È uscito. Ma con il resuscito? Non ci sei Shakespeare la resuscitazione? Ha lasciato le sue memorie. Il diario. Bravo, ascolta. Alberto, da te proprio questo. Un biglietto. Un biglietto.
sbagliato. L'ideone, eh? Hai trovato il bicchiere. Vabbè. Imbecille! Tanto, peggio, da, peggio di così. Ah, un biglietto! Futebaldo, che prevedo venga ucciso dalla mano di Romeo. Romeo gli rispondeva con le buone e le esortava sulla futilità di quella rissa. Ma benché tutto ciò gli fosse detto con pacatezza, non ci fu verso di ridurre in calma la scatenata furia di Tebaldo. Egli sferra col suo puntuto acciaio un colpo in pieno petto al buon Mercuzzi. Tebaldo con la vista scappa via, ma torna subito contro Romeo, che solo allora prende a vagheggiare l'idea della vendetta e come un lampo vi si avventano l'uno contro all'altro. L'uno contro l'altro. Sì che ancor prima che io trovassi il tempo di snudare la spada per dividerli, l'animoso Tebaldo era già ucciso. E come... mi sono un po' cancellato. Il sangue di Tebaldo. E come cadde? E come cadde? E come cadde? Lucetti. Allora ringrazio, sono lasciato un biglietto, Stiamo calmi. Cadde. Vabbè. E come cadde Romeo? Questa è la pura verità, signore. Muoia ben voglio se non è così. Arrivato, è morto. Romeo ha ucciso chi uccise Mercuzio. Chi pagherà per questo caro sangue? Non c'è Romeo, il di Mercuzio è amico, principe. E la sua colpa ebbe l'effetto che la tua stessa legge avrebbe prodotto. La morte a Tebaldo, colpevole di questo delitto. Coca-Cola arancianda! Ed è Coca-Cola di questa patatine, colpa che hanno offerto allo Stato che noi condanniamo. Coca-Cola. Si è bandito da questo nostro Stato con effetto immediato. Limonata. Romeo, lasci subito Verona. Se si farà trovare ancora qui, sarà l'ultima ora di sua vita. Bravo, bravo. Romeo bandito. Romeo bandito. Giulietta è disperata. Giulietta è disperata, va, piange, non sa a chi rivolgersi, sono tutti contro, tutti sminuiscono questa cosa, questa faccenda, perché sono solo due ragazzini, sono sposati, ma non è importante. Tutti vogliono, tutti sono contenti che Romeo non ci sia più, e Giulietta tanto sposerà Pier Paride, saranno tutti contenti, Romeo bandito, chi se ne frega. Lei è disperata, lei è disperatissima, non sa a chi rivolgersi, va dal suo confessore, padre Lorenzo. Va da padre Lorenzo e minaccia di uccidersi. Evidentemente il frate, aizzato un po' dal sangue, ha un'idea bellissima, che porterà i due verso, purtroppo, la fine che conosciamo. Questa scena non ha bisogno di commenti. Padre, padre, presto, presto, vieni a piangere con me. Non c'è speranza, non c'è rimedio. Nessuno che vi possa dare aiuto. Ah, Giulietta, comprendo la tua pena. È più grande di quanto il mio cuore possa contenere. Ho udito che vedete di andare in sposa al conte Paride. Non c'è santo che possa impedirlo. Non lo dire, padre, che lo sai. Ma non sai come fare ad impedirlo. Se nella tua saggezza non riesci a darmi soccorso, allora non ti resta che riconoscere giusta questa mia risoluzione. E questa spada mi porrà subito rimedio. Calma, figliola, calma. Un filo di speranza io l'intravedo. Ma richiederà da te una messa effetta estrema. Come estremo è l'atto che vogliamo evitare. Padre, qualunque cosa per non andare sposa a Paride. Chiedimi pure di buttarmi giù da quella torre.
o di andarmene di notte in mezzo ai ladroni, o di appiattirmi in un nido di serpi, o di restare in catene con degli orsi ruggenti, o di buttarmi in una fossa piena zeppa d'ossi umani, tutte sinistramente scricchiolanti. Di steschi marci imputriditi, stinchi umani tutti ingialliti, o di mettermi proprio lì, in quella fossa appena adesso scavata, e ricoprirmi dello stesso sudario di quel morto. Senti, adesso vai a casa, stai tranquilla, e accetta di sposare il conte Paride. Che cosa? Calma. Domani è la vigilia, domani sera fai in modo di restare a dormire da sola, senza la nutrice. Io ti darò una fiala. Appena letto, ne berrai il contenuto. Subito sentirai un freddo umore soporifero correrti nelle vene. Il cuore smetterà poco a poco di battere. Non resterà né calore né respiro a far vedere che sei ancora in vita. Resterai così per 42 ore. Ma alla fine ti risveglierai come da un sonno tranquillo e profondo. Ma quando all'alba il conte verrà per farti alzare, ti troverà morta. Così, vestita dei tuoi abiti più belli e distesa scoperta nella bara, verrai condotta alla cripta dei Capuleti. Lì, Romeo, avvertito da un mio messaggero, attenderà con me il tuo risveglio. Dammi, padre, e non parlarmi di paura. Tieni, adesso va, e rimani ferma nel tuo proposito. Io mando subito un mio messaggero da Romeo per avvertirlo del nostro disegno. Amore, dammi la forza. La tua forza sarà il mio aiuto. Addio, caro padre. Addio, Giulia. Un genio! Un genio! Secondo me è un genio. È un piano bellissimo. È un piano veramente articolato, molto, molto astuto. E a chi dà il compito di portare questa importante lettera a Romeo? A un corriere express che non può fallire? No! A una persona sveglia con un cavallo rapido e veloce come il fulmine? No! Lo dà a un frate più vecchio di lui, che è chiuso in un convento di clausura ormai da secoli. Se ne sono dimenticato. E manco gli dice che è così importante la lettera. E noi, e giustamente, il povero frate fa il meglio che può. E quello che vi chiedo adesso è, siccome insomma Mantova e Verona sono abbastanza vicini, volevo chiedere due punti nello spazio. Due punti nello spazio, nel mondo. Due punti nel mondo, un punto. No, nel mondo, tesoro, nel mondo, sulla terra. Lì. Un posto, nel mondo, posto nel pianeta. New York. Un luogo, New York, da New York mi piace. È un altro posto, magari lontano, magari dall'altra parte. Baghdad. Arcole. Arcole. New York, Arcole. Ad Arcole c'è Romeo in esilio, disperato, immagino. Ok. Prende l'ultima cosa che si affetta, che arriva. Dunque, New York, Arcole, il viaggio. Vediamo questo povero prete nel suo viaggio per portare questa missiva a Romeo. Ce la farà? Ah, siete voi a decidere. Siete voi che potete deciderlo. Ce la farà o non ce la farà? Lei dice ce la fa, ma lei non ascolteremo più. Una responsabilità, cambiare un classico, cambiare la vita è anche una responsabilità. È un'opportunità, ma è anche una grossa responsabilità. Ce la fa o non ce la fa? Non ce la fa. Ce la fa. Vabbè, allora decidete voi. Non sono cari, allora decidete voi. Bene, il viaggio col povero prete. Mi piace questa musica. Buio. L'autovento. Frate Girone, riusciremo ad arrivare sì. Ad Arcore? Sì, frate Rinaldo, devi avere fede nel nostro Signore. Che non è quello di Arcore. Ma... prendi il taxi.
Ma già, che rapidità, grazie. Grazie. Vedi, il signore ci aiuta quando abbiamo buoni sentimenti. Dove volete? Ci porti al JFK Airport. Al JFK cosa? Io sono qua da due giorni e non capisco lingua. Aeroporto. Dove ci sono aeroporto. Gli aerei che volano verso la vecchia Europa. Aerei che... Aerei. È un po' stupido, ma è un bravo ragazzo. Io non ho neanche patente. Allora io guido. Ora non c'ha le cinture. Ah, non ho dimenticato, non c'ho cinture, il mio taxi è abusivo. Siete pronti? Io parto, spero voi abbiate Dio da pregare. Io noi abbiamo Dio, abbiamo la missiva per Romeo, l'ho messa nella saccoccia, frate Rinaldo. Sono partito, sentite come andiamo andando veloce? Sì. Siete abituati voi a velocità? Assolutamente. Prego, accomodatevi, questi sono i vostri posti. Grazie. Grazie. Ben, vi porterò subito qualcosa da bere. Grazie. I nostri voli... Io passo da dietro, non si capisce quest'aereo. L'aereo in orario? L'aereo in orario? L'aereo in perfetto orario, noi è l'FJ Camp. Kennedy, arriviamo sempre, partiamo sempre puntuali. Scusate, vado. Cosa stai dicendo? Secondo me è assunto a progetto, non deve essere. Oh, ma com'è? La roba che ha dato ieri sera! Ma guarda un po' le altre! Ho fatto torre di controllo al Jumbo Jet 27K29. Che cazzo dice? Jumbo Jet partito adesso dall'FGK. Oh, a voi due ciao. La torre di controllo, c'è un terribile ciclone tropicale che vi sta incrociando. È arrivato anche a loro. Gesù ha detto che c'è un ciclone. C'è un ciclone, iniziamo a girare. Prega, padre, prega che il ciclone passi, il ciclone passi. Il ciclone passò e prese in pieno l'aeroplano. Cos'è il ciclone? Avete il padre? Sì, io no. Sì. Guarda, c'è un peschereccio. Atteniamola sopra. Dove siamo finiti? Figlioli! Ma le sogliole l'ho pescato però! Hanno cento islandesi! Ma tu mi dai una mano queste sogliole! Hanno cento islandesi, siamo vicini! Sì, sembra anche a me! Ho pescato anche due preti! Forse islandesi del sud! Molto del sud! Qua... sì, dove siete diretti? Perché qua siamo vicino a Sassaurino! Noi a Arcore! Conosci Arcore? Ah, Arcore, sì, dove c'è sta la vita del papò? Bravi preti, non me l'aspettavo dai preti. Abbiamo passaggio. Ci parliamo a parte. Peleremo le patate per voi. Ci pelano le patate, Augusto. Vieni qua. Guarda che ci pelano le patate. Ci andiamo in cambusa. Basta che te portiamo ad Arcore, qua dove ci sta la bunga, portiamo ad Arcore, arriviamo lì diretti sul laghetto della villetta come facciamo sempre. Magari diamo una mano. Signore? Sì. Ci sono due preti alla porta, chiedono del padrone di casa. E tu cosa gli hai detto? Che è impegnato, impegnatissimo, super impegnato. Che fai? Torna da me, ma torna da me. Non vorrei avere problemi con la santa. Torna da me. Non vorrei avere... quanto è bello, se la picella. Alleluia. Gli vado. Sozzo, mi scarico gli accordi. Lindlon. È la quarta volta che suono, ma non mi ha più risposto. Strano. Sì, chi è? Alleluia! Ah, potete aprire la porta? Sentiamo le voci! Sì, prego! Venite a giocare con noi! Che bel costume che avete! Entrate pure! Ma Romeo non è lì con voi, vero? Romeo! Purtroppo è appena andato! Ci ha lasciato qua da sole! Alleluia! Uno non può fare una festa. Vabbè, e purtroppo Romeo hanno deciso di non farlo trovare. Non ce l'hanno fatta a fare capitare questa missiva a Romeo. E qui succede il casino. Ora, la scena finale. La scena più straziante nella storia del teatro. La scena finale, voi potete decidere
che cosa succederà? Romeo arriverà in tempo e troverà troverà Giulietta. Forse si salverà dal duello con Paride. Oppure magari verrà ucciso da Paride e Paride sposerà Giulietta. Decidetelo voi. L'importante è la vogliamo far finire bene o male questa storia. Decidetelo. Bene. 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 Almeno una. Dai. Almeno una. Almeno una. Almeno una facciamola finire bene. Almeno una facciamola finire bene. Che sì. Io sto parlando così perché questi dementi dietro dovrebbero tirare fuori un catafalco. Scusate, bravo, io parlo al buio adesso. Adesso parlo al buio. Jack, sei morto. Ecco qua, ecco, non si è visto niente, bravo. Tutti la, noi, perché noi la tecnica. A voi la scena finale, Jack e Romeo, finirà bene. Spero, spero di sì. Vi hanno chiesto di farla finire bene. Buio, luce. È tutto pietra e polvere questo tuo baldacchino. Ma ogni notte io verrò qui ad aspargerlo di dolci lacrime. E se acqua non avrò, saranno le lacrime a distillare le mie lamentazioni. Qual piede maledetto osa girarsi in questi luoghi in questa notte? Odiosa falce, grembo di morte, sazia del più dolce boccone della terra, io di forza le tue putride mascelle spalanco e a tuo dispetto d'altro cibo vengo ad impinguarti. Interrompi quest'empia tua fatica, vigliacco d'un Montecchi. Forse la vendetta può crescere dopo la morte. Io t'arresto, vigliacco traditore, e tornino di seguirmi. Tu obbedirai, poiché devi morire. E per morire che son qui venuto, non provocare un uomo disperato. Va via! Sdegno i tuoi scongiuri. T'arresto come traditore. Vuoi proprio provocarmi? Allora difenditi, in guardia! Amore mio, mia sposa, la morte che ha succhiato tutto il miele del tuo fiato non ha ancora trionfato di tua beltà, non t'ha ancora conquistata. Oh mia Giulietta, perché sei tanto bella ancora, cara? Devo forse credere che palpita d'amore l'immateriale spettro della morte, perché vuol far di te la propria amante. Per tema, io resto qui con te, in eterno, né più lascerò questa dimora della notte. Qui, qui voglio restare insieme ai vermi, tue fedeli ancelle, qui fisserò l'eterno mio riposo. Occhi, miratela un'ultima volta. Braccia, carpitele l'estremo amplesso. E voi, labbra, porte del respiro, suggellate con un pudico bacio, un contratto senza termine, con l'eterna grossista che è la morte. Ricordo bene, ora, il tempo e il luogo in cui dovevo trovarvi. Ma il mio signore dov'è? Dov'è il mio Romeo? Dov'è il mio Romeo? Giulietta,
Sletta, siamo stati presi da qualcosa più grande di noi. Il nostro piano non è andato proprio a buon fine, diciamo. Ma ne un altro più... Giulietta, dobbiamo andare via adesso, dobbiamo andare via, vieni, vieni. Non è poi così grave, vieni. Perché praticamente io ho un altro piano. Io ti farò custodire da Pie Sorelle. Sì, Pie Sorelle, bravissime. Poi potremmo fingere che... Coca-Cola aranciata, limonata, popcorn, semi di zucca. Non lo vuoi, prendi un limonata? Limonata? Non la voglio. Ma guarda, un semi di zucca aranciata? No. Maledetto, vai via, vai adesso. Coca-Cola, cosa vuoi? Ok. Lei vuole nulla? Sì, ma gli regali! Offro io! Giulietto, vieni! Andiamo via! Non lascia stare, no. questo empio luogo, prima che viene! Viene qualcuno che mi scopre! Vai tu! Vado io! Vai tu! Io resto qui! Vai. E giuro, lui va via! E questo... Questo cos'è? Tra le sue mani tiene una fiala al mio fedele amore. Veleno. L'hai bevuto fino in fondo ed è stata questa la tua fine. Cattivo. Ma non me l'hai lasciata neanche una goccia che avrebbe potuto darmi la morte. Bacerò le tue labbra. Forse ce n'è rimasta ancora una goccia amica. Come sono ancora calde le tue labbra. Non ce n'è più. Pugnale benedetto! Ecco il tuo fodero! Cercate, investigate, scoprite chi è l'autore di questa carneficina. I politici! La scena dei politici. Qua la mano, fratello Montecchi. E che questa sia la dote di mia figlia, che davvero di più non posso chiedere. Ma io posso darti di più. Un monumento che a lei farò erigere, d'oro fino, sì che nessuna immagine nel mondo, finché duri la fama di Verona, sia tenuta in maggior pregio della fedele e innocente Giulietta. Bravo! Più, ma in una non meno regale dimora starà Romeo, accanto a Giulietta sua sposa. Povere vittime sacrificali dell'inimicizia nostra! Bravi! No. Qui, cosa ne pensi dello spettacolo? L'opera non è niente male, i personaggi sono comunque tutti... Boh, che belli io penso, no?
Non lo so, a me non piacciono tutti i personaggi. Cioè, se ti devo dire cosa ne penso, a me Benvolio non mi piace. Benvolio? Proprio Benvolio? Ma non per i gusti sessuali che ha dimostrato. Lo so. Ma perché è il pacere che, non lo so, non agisce mai nelle situazioni di pericolo e non sta lì da una parte né dall'altra, mentre invece se avessi dato il suo contributo, magari le cose, questo è il mio parere, sarebbero andate in maniera diversa, nel senso, è proprio il personaggio dell'opera che mi sta, che è antipatico, sì, quello dell'Eterno Indeciso. Poi c'è anche Guglielmo, credo che l'abbia detto nell'introduzione, che c'è un'altra cosa che mi sono sempre chiesto leggendo Giulietta e Romeo, cioè che loro non hanno mai effettivamente chiesto ai genitori il permesso di sposarsi, cioè, va bene, non ci sarebbe stata l'opera e la tragedia, però mi metto nei panni di due adolescenti, cioè, perché non chiedere, non andare lì, prendere coraggio e presentarsi lì, mano nella mano, alle famiglie e dire, ok, noi ci vogliamo sposare. Cioè. Perché il coraggio forse che manca, diciamo, nell'adolescente, che cioè, si crede coraggioso alla fine, però non ne ha così tanto. Soprattutto dei genitori. Sì, forse la paura dei genitori, ma... Cioè, tu avresti avuto il coraggio sapendo che c'era qualcosa a cui andavi contro proprio fortemente i loro ideali, o quantomeno tu pensassi di andare contro ciò che loro volevano che tu facessi, cioè, di dirgli che invece... Non lo so, io... Sinceramente a 15 anni no, però più in là magari, non so, che avreste fatto voi, cioè, mettendovi nei panni di Giulietta e Romeo, cioè avreste trovato delle scappatoie come hanno fatto loro, morendo su... Che sono morti... Vabbè, hanno corso un po' troppo. Esatto, cioè... Poi... Però è dell'adolescenza correre un po' troppo, no? Ma arrivare al prete e dire sposasi... No, però è una caratteristica dell'adolescenza, correre un po' troppo. Poi magari poi erano altri tempi, cioè, però... Però è un po'... questa di fare tutto e subito è un po'... Però sì, hanno corso un po' troppo, cioè, ma adesso anche, io credo, chi ha dei figli magari vuole tutto e subito, non lo so, magari le mamme ne sanno qualcosa di più. Chiediamo a... chi ha un'esperienza. Si faceva mettere incinta. La fuitina. La fuitina. È una roba un po' da prete, la fuitina. C'è anche il fatto del trucco, del coso, la fuitina. Però è sempre il mondo degli adulti che... È un po' il mondo degli adulti che influenza un po' il mondo invece dell'adolescenza. Perché questo spettacolo, insomma, quest'opera, questo lavoro era più per capire l'adolescenza, da dove prendesse forma e come si muovesse, come prendesse vita, perché pensiamo che sia un lavoro più su quest'età, per quest'età, parlare di quest'età, un'età che un po' viene messa ai margini della conoscenza, si fa tanto per i bambini, si fa tanto per gli adulti, si fa tanto per i vecchi, i cani, non vi dico dei cani, ma poi degli adolescenti un po' è una specie di terra di mezzo, che uno non sa mai come prendere. Ma perché è un'età cruciale, si fanno tante domande, si fanno tante esperienze, si fanno anche tante cazzate. Ma è importante come età, no? È importantissimo. È importantissimo, fondamentale, perché poi comunque viene fuori il tuo comunque sviluppo di persona che sarai in futuro. Sostanzialmente comunque c'hai sempre di fronte a un sacco di scelte. Ne prendi una e comunque il tuo percorso cambia. Poi comunque essendo adolescente hai comunque un sacco di domande e anche un sacco anche di crisi esistenziali che comunque ti vengono. E tu comunque per uscire da queste crisi esistenziali, o comunque domande che ti fai anche semplicissime, o a meno che hai degli amici vicino, anche se volte anche i genitori, una buona famiglia, dipende poi comunque dai vari casi della vita. Però il discorso è che devi comunque sempre tu riuscire ad ascoltare bene quello che ti arriva nelle orecchie. Perché la cosa peggiore non è parlare, non è non saper parlare, ma non saper ascoltare. Sempre. Ma il problema fondamentale degli adolescenti è che sono influenzabili. Facilmente influenzabili, sì. Per il desiderio di trovare un posto finiscono per rischiare di prendere il primo che trovano. Io volevo chiederti anche, allora per te quando finisce l'adolescenza? Perché io le crisi esistenziali ce l'ho ancora ora. Le crisi esistenziali io non ho detto che si risolvono con la fine dell'adolescenza, ma meglio che ci sono per tutta la vita le crisi esistenziali, sì. Sennò... Quindi l'adolescenza... L'adolescenza è proprio l'esplosione.
di queste crisi esistenziali. Sì, in effetti anch'io. E poi dopo te le porti, ci devi abituare. Quindi è un Big Bang. Sì, mi piace questa interpretazione. L'infanzia è la spugna che assorbe tutto, infatti comunque molti ricordi, tutto, comunque ci assorbe tutto e esplode tutto nell'adolescenza. Se qualcuno ci deve dare il contributo, perché questo è uno spettacolo un po' in divenire, uno spettacolo non mi piace neanche questo spettacolo, è in divenire un po', perché stiamo raccogliendo un po' di informazioni, degli spunti, delle idee sul tema dell'adolescenza di questi ragazzi. Ma posso dire, certo, è relativo alla tragedia, relativo a questi due innamorati, certo, che sono in quella situazione, diciamo che è una situazione patriarcale, il figlio non aveva la possibilità di ribellarsi alle decisioni già prestabilite. Non gliel'ha neanche detto. No, però appunto aveva, è talmente sottomessi, erano questi due. O c'è una presunzione. Come? O forse c'è anche una presunzione. Ma vorrei essere presuntuoso io. No, 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 c'è la presunzione dell'adolescente a dire sicuramente non mi ascolterà. Sì, sì, voglio dire, nella famiglia patriarcale, quando il potere è talmente forte, il ragazzo è schiacciato, era schiacciato già nel 68, figuriamoci, di Shakespeare. È talmente schiacciato che non riusciva nemmeno a proferire parola nei confronti del patriarca, del genitore. Se la proferiva veniva subito messo zittito. E quindi questi due ragazzi appunto presumono che non sia possibile cambiare i genitori. Per noi è più semplice, per noi c'è stato il 68, c'è stata una rivolta delle nuove generazioni contro le vecchie. Ma prima come era? Prima non era come la possiamo vedere noi oggi, di poter al limite ribellarci e andarcene per i fatti nostri. Ma quella di uccidere i figli che vanno, cioè anche solo perché, cosa ne so, a caso di contemplato genitori con figli cattolici che ammazzano il figlio perché in una relazione con, per esempio, una ragazza musulmana, cioè è assolutamente una storia dei nostri giorni, cioè è una cosa che viviamo anche questo tuttora. Io rimarrei nel senso, secondo me sì. Questo è un estremo, però questo è un estremo. Grazie, ti ringrazio per questa piacere. Io avevo cercato un po' di cose. Trovare un finale, no? Una chiusa, diciamo. Ho trovato una poesia. Si intitola Niente. È di una poetessa finlandese degli anni 40. Mi piaceva perché secondo me sono parole che un adulto potrebbe dire. Non dovrebbe, potrebbe dire a un ragazzo più giovane, un adolescente. Anche il nome adolescente non mi piace, perché se parti con un brutto nome è tutto difficile. Anche adolescente è un brutto nome. Si intitola Niente. Dice: calma, bambino mio, qui non c'è niente. Tutto è come lo vedi. Il bosco, il fumo, la fuga dei binari. Laggiù, da qualche parte, in terre lontane, ci sono un cielo più azzurro e rose sul muro, o una palma, o un vento più caldo. E questo è tutto. Nient'altro che la neve sui rami dell'abete. Niente da baciare con una calda bocca che, come tutte, col tempo si raffredda. Tu dici, figlio mio, che hai un cuore forte, che peggio che morire è vivere inutilmente. Di morte parli. Non lo senti lo schifo della sua veste? Niente fa ribrezzo come la morte cercata. Impariamo ad amare le lunghe ore malate anche dell'esistenza, gli angusti anni di smania, quanto i brevi momenti in cui il deserto fiorisce. Mi piaceva salutarvi con questa parte. Hanno improvvisato
essere venuti a trovarci, giocare con noi, ridere con noi e magari anche un po' commossi, perché no? Vogliamo bene! E vi auguro un buon proseguimento. Grazie. Bravi! Se volete potete saccheggiare il battaglione.